All'obbligo dei tre punti il Brescia, ma la partita contro la Res Roma comincia subito in salita. Nel riscaldamento si ferma a Salvai, con Bertolini costretta ad inserire Lenzini modificando lo schieramento tattico che passa da un 3-5-2 ad un 4-4-2 per diventare, in corso d'opera, un mobile 4-3-3. Rispetto alla gara vinta contro il San Zaccaria, Mele viene schierata al centro della mediana, nonostante le non perfette condizioni fisiche, al posto di Tirischina. Dopo 6 minuti dal calcio d'inizio è proprio Mele a cercare la conclusione dalla distanza con il pallone che esce di poco a lato. 4 minuti dopo, sempre Mele, da fuori area, va alla conclusione leggermente deviata da un difensore. Pipitone si distende respingendo il pallone sui piedi di Tarenzi, ma il tiro della numero 17 termina addosso all'estrema giallarossa che si salva. Al 16esimo ancora un tiro dalla distanza, questa volta della capitana Cernoia, su cui Pipitone si salva deviando in angolo. La partita vede il Brescia gestire il gioco, faticando però ad andare alla conclusione. Il vantaggio arriva così al 34esimo su un tiro cross dalla destra di Girelli, che assume una traiettoria beffarda per Pipitone, scavalcata dalla sfera, terminando la sua corsa in rete. È l'1-0 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa è ancora Mele a rendersi pericolosa con un tiro dalla distanza al 7esimo che sfiora la parte superiore della traversa. Bertolini richiama Tarenzi inserendo Serturini ed è proprio la neo entrata ad impegnare Pipitone al 22esimo con un tiro da fuori area su cui l'estrema giallorossa si allunga deviando in angolo. Dalla bandierina va Bonansea con Girelli che stacca al centro dell'area trovando l'opposizione di Pipitone, brava ad alzare sopra la traversa. Al 31esimo è una punizione di Cernoia dai 20 metri ad impegnare l'estrema giallorossa che respinge corto. Sul pallone arriva per prima Girelli, la cui conclusione è murata in scivolata da Caruso. Il raddoppio è solo questione di minuti, perché su un calcio d'angolo battuto da Cernoia al 38esimo è ancora Girelli a svettare di testa in aria indirizzando il pallone a fil di palo per il 2-0. Un minuto dopo Pipitone respinge distinto su un tiro di Girelli al limite dell'area piccola. La numero 10 rimette in mezzo dove è Sabatino, di piatto, ad appoggiare in rete da centro area il pallone del 3-0. Il Brescia sfiora poi il 4-0 al 41esimo e fracassi a salvare sulla linea il tiro di Sabatino, servita da Serturini. Le bianco-blu conquistano l'ottava vittoria su 8 incontri contro la Res Roma e consolidano il secondo posto alle spalle della Fiorentina. Sabato prossimo l'impegno in trasferta a Cuneo.